Bentornati, ben ritrovati a Inter Young. Siamo con Andrea Pinton, con cui parleremo di calcio ma soprattutto di basket, perché siamo entrambi grandi appassionati, no? Buonasera a tutti. Giustamente, parliamo anche di basket. Sì, sì, ci mancherebbe. No, scherzi a parte, cominciamo ovviamente e resteremo sul calcistico. Raccontaci un po', proprio descrivi, fai una tua autobiografia, compito leggero, in un minutino, presentati un po'. Ma no, niente, io nasco calcisticamente... Difensore. Attaccante, mio paese, fino a circa seconda media ho giocato attaccante con i più grandi, sostanzialmente. Terza media passo al Mezzo Corona, che allora militava nel campionato Lega Pro Seconda Divisione. Dopodiché arriva l'interesse dell'Inter, circa metà anno. Prima però... C'è un'altra cosa da dire, parallelamente al calcio, io praticamente fino a 13 anni, da ottobre a marzo, smettevo completamente di giocare a calcio, quindi praticamente sì. È dalla terza media che gioco realmente a calcio. Passo al Mezzo Corona, faccio 2 anni a Vicenza. E tra l'altro Vicenza, scartabellando i nostri archivi, tu sei trovato ad affrontare l'Inter, credo fosse un ottavo con i giovanissimi. Ottavi di finale. Vincendo qui, sì. Ma senza passare il turno, giusto? Sì, perché avevamo perso 2-0 a Vicenza e poi abbiamo vinto a Interello 1-0, giovanissimi. Sono tante le squadre che hanno vinto a Interello con i giovanissimi dell'Inter, eh? No, infatti quell'annata poi avevano vinto il campionato protagonisti, 96 dell'Inter. Siamo arrivati noi comunque una squadra e magari lì, che hanno sottovalutato. Sì. Quindi ci tenevi a far bene due esatto, volte. Esatto, assolutamente, no? Assolutamente. E poi, vabbè, l'anno scorso è venuto il passaggio definitivo dopo un anno di allievi nazionali sotto età col Vicenza. E hai fatto ancora gli allievi? E ho fatto ancora gli allievi col mister Cerrone. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...